avete risolto il problema di qualche opere? Qualcuno pensava? No, allora qui il problema è il seguente: c'è qualche opere qui. Da corretto cercando di seguire i capi. Però da sé è effettivamente il baratro. E quindi il problema è come siamo calcolati la distanza di, per cui distanza la forza massima è sarà utilizzato per una massa di minimo e volte per un tipo della forza premente di corpo di peso che è stato. Lui riesce ancora a frenare per rimanere qui con un zero, infatti la certa velocità con zero, torna a frenare, quindi no, non è che slitta, deve rallentare con i muscoli, perché slittare la distanza è più grande, perché il coefficiente elastodinamico è più piccolo rispetto a quello dello stato, per cui in realtà io l'avevo messo sull'automobile, perché per non è la PS eventualmente, quindi va sempre sul partito con la PS. Comunque la domanda è, quindi questa è la forza massima con cui possiamo frenare, ritorna, quindi voglio ancorarmi lì in maniera che vi arrivi come lo trovo da zero, quindi questa qui è la distanza minima a cui può cominciare a frenare per evitare di cascare sotto. Quindi essenzialmente in questo modo chiamiamo quest'asse qui x, in questo modo quindi sarà la forma x due punti per m sarà uguale a meno questa forza massima, può mettere come essere mg m. La soluzione di questa equazione differenziale, questa è la costante, e chiaramente facciamo dei calcoli della velocità v di x sarà v con 0 meno mu s g per questa qui è la accelerazione negativa, cioè, due punti è meno mu s g, questa è l'accelerazione negativa per il tempo, la potenziale. E poi vediamo per lo spazio x sarà uguale a, mettiamo qui lo 0, quindi sarà uguale a meno di, che è quello che voglio trovare, posizione iniziale, più un con 0 t la sua posizione iniziale meno un mezzo o s g di quadro. Questo è di solito molto uniformemente accelerato, non c'è niente di particolarmente nuovo, sono diventate mc l'accelerazione. Va bene? Allora, quindi devo trovare, per prima cosa trovo il tempo di stare, diciamo, per cui si ferma, cioè il tempo di stare dato da v di star uguale a 0. No, perché il tempo si ferma. Da cui trovo che di star sarà uguale a v con 0. QS per G. Allora,
quello non preferisco di stare qui e metto x uguale a 0 e mi ricavo di no, quindi 0 uguale b meno d. Chiaramente potevo anche mettere l'origine qui e poi andare a centrare per x uguale a d, la stessa cosa, cioè mettere x uguale a 0 qui a partire da meno di un corpo di dall'altra parte è uguale, la stessa cosa che partire da 0 e per un b. Meno d più un con 0 quadro diviso usg meno un mezzo usg con 0 quadro S quadro di quadro che è costituito di star qui dentro, questi pezzi si semplificano e questo sono questo, quindi mi viene che D è uguale a un mezzo con 0 quadro diviso USG. Ora ci vedremo che potevo ottenere questa espressione direttamente dando concetti di fibrosi, energia e lavoro. Bene, quindi questa qui è nel caso A, che chiamiamo di A. Nel caso A è quello in cui un punto diretto lungo verso lo spazio è simile. Sì. Non è stata la condizione di stare con il testo, cercando di tempo per cui lui ferma. Lui guarda la pietra velocità con un punto zero. Se mettiamo in grafico questa equazione qui, il grafico della velocità rispetto al tempo, parte da un punto zero e poi deve fare una destra per essere la destra o per essere negativa. No? Quindi questa è l'accelerazione. Arriverebbe arriva a 0 qui di stare, poi la legge ci direbbe che torna indietro, ma ovviamente non è così perché l'attrito non lo si ferma, non è che si fa tornare indietro, quindi in realtà questo è quello che dice la matematica, quello che farebbe qui qui è la legge della velocità, una volta fermato si ferma, tornando. Però questa equazione qui descrive tutto questo modo e io voglio trovare il tempo per cui la velocità va a zero, mi voglio fermare esattamente il modo qui, no, se arrivo lì con velocità positiva tornando quando risolvete i problemi utilizzando queste leggi di moto. La strategia è quasi sempre questa, cioè uno prima trova il tempo a cui accade qualche cosa, per esempio con una certa condizione sulla velocità, che possa essere anche una condizione sulla x, no? Trovare il tempo dopo che ha percorso 10 metri, una condizione sulla x, e uno magari può domandare quant'è la sua velocità dopo 10 metri. Allora uno trova il tempo da qui, da qua e trova la velocità. Chiaro? Adesso facciamo il caso B. Il caso B era invece quello in cui lo faccio visto dall'alto. White Coyote parte con una certa velocità 1.0 sempre, a una certa distanza di B, quindi voglio calcolare, rispetto però questa volta invece di frenare lui segue un percorso circolare che lo porta a sfiorare il barco. Un po' qui può continuare a correre per fare quello che fare, in ogni caso ha evitato di cascare sotto. Bene, ora vedete bene che questo pezzo qui è un quarto di cerchio, ma quindi dp è anche il raggio di questa circonferenza. Il moto è accelerato perché non ha rettilineo uniforme, anche se la sua velocità rimane sempre più con zero, il moto
resistenza e basta, non sta frenando. La sua velocità è 7.0 in modulo, ma cambia direzione. No? E sapete bene che ci vuole una accelerazione centripeta costante per rimanere su questo moto circolare uniforme. L'accelerazione centripeta viene sempre da una forza, è sempre una forza da punto statico, perché le ruote dell'automobile sono sempre in contatto, ferme in punto di contatto rispetto al suolo. No? Se supera la forza massima di attrito statico, la macchina parte per la tangente. Bene, quindi anche in questo caso abbiamo Pm a C è dato dalla forza massima, ovvero dal solito Ms per M per C. Tornando, sempre scrivendo la stessa legge di Newton, massa per accelerazione uguale alle forze che agiscono. In questo caso non ho forze tangenziali perché la neanche accelerazione tangenziale, perché la velocità rimane costante in modulo, però c'è solo forze centripete, forze perpendicolari, perché la direzione, la velocità cambia di direzione. Quindi per stare su una circonferenza io voglio una direzione verso il centro, altrimenti parte la tangente. La stessa cosa succede quando prendete una fionda, voi fino a che tenete la fionda, insomma il sasso attaccato alla mano con la corda, dovete fare una forza, il lanciatore del peso, cioè, la sensazione di fare più forza. Se voi andate a lanciare il peso, non lo sarete mai fatto, no? Mentre state ruotando, il peso sentite una forza, no? Che dovete esercitare sul peso, se no il peso parte via, però lo fate andare, il peso parte per la tangente, no? Se sono fionda. E va bene. Quindi, noi sappiamo anche quanto vale l'accelerazione in termini della velocità. L'accelerazione è V, con 0,4, diviso R. Bene. Ah, scusate, dico subito, oggi pomeriggio alle 2 c'è un'altra presentazione in aula. Questa qui. E vi farà esercizio proprio su questo, sulla cinematica, quindi. L'esercizio come quella che si è fatta l'ultima volta in cui essenzialmente si sputta sempre la legge o altre leggi simili, ma se volte si è andato a trovare bene, ma questo R è proprio il nostro D, e quindi D, cioè R è anche uguale a DB, sarà uguale a V con 0,4 diviso a C. Ora C la possiamo ricavare da questa, a C mi viene mu G diviso mu S G, e quindi abbiamo che D qui è uguale a V con 0,4 diviso mu S G, che viene uguale a 2 volte via. Quindi la strategia di girare senza frenare è molto 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 maggiore della strategia di puntare il baratro e invece frenare. Ci vuole il doppio del mondo, lo spazio. Quindi si era puntato un euro a testa, oggi ho già guadagnato centinaia di euro. Quindi nessuno avesse portato l'opzione A. Come vedete, imparare la fisica vi potrebbe anche risolvere anche i problemi. La comunità si mette in un banchino di scommesse. Bene. Infine, cosa succede nel caso C? Ovvero, intraprendo questa stessa traiettoria, ma anche freno. Allora, vediamo proprio il punto iniziale del moto, mi sta andando qui con zero, vorrei che intraprende, sta intraprendendo la traiettoria circolare, quindi ha bisogno che
e la stessa accelerazione a C, come nel caso, no? E inoltre ha anche un'altra accelerazione, che però è uguale ad un modulo, perché sempre dovuta al massimo di questa forza, qui un'altra volta al C, è dovuta alla frenatura, no? La forza è sempre la stessa, ritorna. L'accelerazione è sempre la stessa, no? Un S per G, torna. Allora, qui diventa lunga traiettoria, qui invece diventa tutta perpendicolare alla traiettoria nelle due strategie. Quindi se fa tutte e due le azioni, cioè sia un'accelerazione dovuta al fatto che ha sterzato, sia un'accelerazione dovuta al fatto che ha pigiato il freno. Allora non mi torna. Allora, però il problema è questo, vedete, questa è la forza centrifuga e questa è la forza di frenatura. Due ruote, lui fa venire fuori queste due forze. Il problema è che la somma di queste due forze, quindi la forza risultante FR, sarà uguale alla radice di 2 per una qualsiasi di queste forze. Perché questo quadro? No, perché? Questa qui, l'accelerazione centripeta, è MS. G, perché la massima accelerazione che possa avere dalle ruote. Eppure l'accelerazione è MSG. No? Questo si è sempre usando la massima accelerazione, la massima forza diciamo, dell'attrito che possa avere. Quindi, se io freno e mi sterzo, devo avere una forza dovuta alla frenatura e una forza dovuta alla parte che ho sterzato le ruote. No? Perpendicolare tra loro. Ma si sommano le forze, quindi la forza risultante è la radice due volte la forza massima, quindi ovviamente le ruote perdono contatto, cioè perdono aderenza, cominciano a sentarsi. No, perché questa qui è sicuramente maggiore di F massima, è la radice di 2 maggiore di 1, diciamo F4. No. Quindi, verranno forse spiegata sulla vita, no? Frenare e sterzare è una strategia sicuramente perdente, perché come vedete non potete neanche intraprendere, no, la circonferenza che avreste intrapreso senza frenare. Donna. Quindi diciamo, la strategia migliore è sicuramente quella di andare in tutto. Poi, volendo, uno può anche trovarsi la traiettoria, ma sicuramente viene, devo ridurre, essenzialmente devo usare, andare con una forza di frenatura e un raggio di curvatura che sia 1 sulla radice di 2 la forza massima, in maniera che questa sia la forza massima, e quindi sicuramente sono già risultato che mi interessa. Va bene, spero che questa illustrazione vi trovi. Allora adesso vi voglio introdurre un concetto di energia, di lavoro, che permette di risolvere alcune almeno di questi problemi in maniera più semplice. In particolare problemi come questo, visto questi problemi richiede io mi calcoli prima il tempo, costruisco il tempo nell'altra velocità e mi trovo una posizione, cioè mi tengo la velocità, costruisco una legge di moto, trovo la posizione e viceversa. In realtà in molti casi si può saltare direttamente alla conclusione. Solo c'è appunto un concetto tipo energia e lavoro. E questo è stato un grande dibattito, avuto parecchio molto comunque per capire quale concetto fosse, quale grandezza fosse essenzialmente determinante. Newton già aveva visto che c'erano delle leggi di conservazione, creando dei moduli. Cioè, per esempio, se voi prendete un oscillatore
armonio. Che quello è determinato dalla legge di Coenchi, una volta è una volta, diventa una volta è questo, mx due punti uguale a meno k x. Questa è la forza più elastica rispetto alla posizione di equilibrio, quindi voi tenete una volta, la lasciate andare e marcate quella posizione di equilibrio, lo zero qui. Poi la tirate, pulite una volta e lasciate girare, questa è una posizione di equilibrio e questa è una molla perfettamente lineare, non ha peso, una molla e così via, non ammazza. Una approssimazione del mondo è chiaramente viene fuori un mondo armonico, può essere un seno o un coseno a seconda delle partite da fermi con velocità diversa da zero, quindi partiti fermi con spostamento, oppure da fare qualche combinazione di tempo. Va bene? Questo è inizio. Allora, se questa equazione qui, va bene, qualcosa tipo x uguale, mettiamo a coseno di omega t, omega quadro e k su n, e v, chiaramente la derivata di questo, meno a omega seno di omega. Bene. Ora sto cercando di trovarmi qualcosa che si conserva durante il moto. Cioè, riesco a manipolare queste due equazioni in maniera da eliminare il tempo? Allora, vedete, chiaramente posso sfruttare il fatto che con squadro più se quadro faccia 1. Quindi se io uno divido per omega, se poi lo remo al quadrato lo sommo x quadro, mi viene fuori n quadro più squadro. Ma quindi che faccio? X chiaramente lo lascio qua x quadro, quindi uguale a quadro o squadro omega t. E poi v quadro su omega quadro sarà uguale ad a quadro sen quadro omega t. No? Quindi x quadro più v quadro diviso omega quadro è uguale a 4. Qui non c'è più il tempo. Torna. Poi posso mettere al posto di omega 4 k su m e quindi viene x quadro più m su k v quadro uguale a 4 e poi moltiplicando per k mi viene k x quadro più m v quadro uguale a k a 4, questa è una costante. Torna. Manipolato. Allora l'idea qual è? Che chiaramente aiuto poi la banca anche per il moto dei pianeti, si accorge che anche viene fuori qualcosa di simile. Cioè, vedete, c'è una quantità che dipende dalla molla, una quantità che dipende dalla velocità, da cui somma è costante nel tempo. È chiaro che questo qui mi permette di saltare direttamente a una certa condizione, cioè per esempio voglio sapere quant'è la velocità quando lui passa per una certa posizione. Beh, metto la posizione e mi ricavo la velocità. No? È chiaro, visto che così si conserva, questo è anche uguale a kx con 0 quadro più m con 0 quadro. Quindi questa costante qui, io la prendo alle condizioni iniziali, poi mi permette di trovare subito la velocità per una certa posizione, o subito la posizione per una certa velocità, senza stare a calcolarmi il tempo. No, perché sennò avrei dovuto prendere la posizione, ricavarmi il tempo, dire il tempo e ritrovarmi per la velocità.
La domanda è, questo giochetto qui è tipico per il solo velocità dell'armonico o lo posso fare in generale? Ritorna, questa è la prima esigenza. L'altra esigenza, cioè l'altra cosa che è, no, perché mi permette, in questo approccio che sto per spiegare, mi permette di superare, è il fatto che se per esempio io ho una pista di montagne russe, il carrello sulla pista è tenuto sulla pista da chiaramente da due forze, no? Vincolari, perché mi fa detto che non abbia scritto, però è tenuto da queste forze in varie posizioni, cioè chiaramente mentre va prendo qua la forza sarà per così, perché andrebbe in basso, qui sarà per così, qui sarà per così, non serve. Sono delle volte, non so esattamente che condizioni sono, mi tocca tenerne conto, perché se no lui non segue questo effetto. Quindi, il problema delle forze vincolari, che sono diciamo, difficili da complicare. Se io mi domando, a tutto questo momento qui, quant'è la sua velocità qua? Speriamo che sia... Mi do l'altezza, infatti mettiamo con velocità 0, quindi mettiamo una continuata, quindi non fa, no? E poi mi domanda quanto era la velocità a questo punto. Per seguire il classico approccio, mi dovrei scrivere F uguale a mio per A, inserire tutte le forze vincolari di ogni punto, andare a calcolare, no? Passo passo, quanto può essere l'accelerazione centripeta, spiego tutto e alla fine trovo il tempo a cui arrivo qui e poi mi trovo la velocità. Però, qui potete rendere conto che è un compito abbastanza da far tremare, no? È bene, questo. Allora, l'idea è che però le forze vincolari, non le forze d'attrito, le forze vincolari sono sempre perpendicolari alla velocità. Perché, appunto, non influiscono sul modulo della velocità. Qui chiaramente c'è anche la forza gravitare, la gravità sì. Sul modo della velocità, ma le forze vincolari, cioè quelle che mi tengono un corpo vincolato a seguire una traiettoria, sono sempre perpendicolari alla velocità. Se non c'è attrito, la cosa di attrito, invece c'è anche una componente diretta del corpo, della velocità. Allora, qual è l'idea? Io ho l'equazione di moto M per A, che è M per A, vuol dire M per R. Due punti, R è la perfetta posizione, uguale a una qualche forza, diciamo, che dipende dalla posizione e eventualmente dalla velocità, però facciamo una foto della posizione R, che è più semplice. L'idea è che se io, quindi questa forza, diciamo, sarà uguale a le forze, diciamo, attive, forze di gravità per esempio, eventualmente anche l'attrito, più le forze vincolari, anche questo dipende dalla posizione, sono dipendente dalla posizione. Se sono tante forze d'attrito, più forze vincolari. Qui per esempio c'ho la gravità, invece queste forze vincolari che mantengono il corpo sulla traiettoria. Allora, se io adesso moltiplico scalarmente tutto questo oggetto qui per la velocità, questo pezzo qui mi va via. No, perché è perpendicolare alla velocità, quindi questo mi va via. Quindi una maniera per far fuori questo è di moltiplicare tutto per il pezzo della velocità o per la velocità, non so se vi interessa. Quindi mi viene qualcosa tipo M, R, due punti, che non c'è la derivata e per le condizioni per la velocità uguale alle forze attive per la velocità, le forze d'attrito, le forze vincolari vanno via. Chiaramente qui ci rimangono anche le forze d'attrito, ma la gravità sul motore, diciamo, motore questo oggetto. Bene, questo qui adesso però ritroviamo per bene la R2 punti
rispetto al tempo e anche la derivata della velocità rispetto al tempo. Quindi qui io ho fatto M per il cambio che si fa del V per la derivata della velocità rispetto al tempo. Lo scalare lo stesso, si può scambiare tra di loro. Si mettono. Allora, che cos'è questo oggetto qui? Devo mettere il segno di vettore per un momento. X è la derivata di X, è un mezzo della derivata di X quadro. Torna. Quindi questo qui è un mezzo della derivata, quello che è sicuro di conseguenza, la derivata rispetto al tempo di un mezzo M quadro. Bene, tornato. Bene, questo qui ce l'abbiamo adesso, andiamo qua giù così abbiamo più posto. Quindi, quando diciamo, siamo partiti da M, R, Q, C uguale alle forze attive e tutte le forze vincolate, sono perpendicolari. Abbiamo quindi, per farti conoscere per la velocità abbiamo quindi M di V in D, che è questo meno V, uguale alle forze attive per S. E questo abbiamo scritto come un mezzo, anzi V in D, di un mezzo M quadro. Di qua abbiamo FA per IR in DT. No? Ora ricordiamoci che noi abbiamo la nostra traiettoria, il nostro punto R, no? R al tempo T, R al tempo T più DT, e questo qua è il nostro IR, che è diretto chiaramente tangenzialmente, diretto come la traiettoria. Allora, quindi questo FA scalare di R è chiaramente la proiezione di tutte le forze che possono essere lungo, cioè in un certo punto ci metterebbe la forza peso, la proiezione delle forze peso lungo la traiettoria. Allora, adesso l'idea quindi è sommare tutto questo oggetto, tutte queste robe a destra e a sinistra, da un certo punto A, anche vuol dire, in realtà, un punto A vuol dire sia la posizione RA, sia la velocità UA, a un certo punto B, che vuol dire R, B, UB, e vedere se riesco a saltare lentamente da B come ho fatto con l'oscillatore armonico. Ora, questo è facile da sommare. Perché? Perché l'integrale di una derivata, no? È la somma di questi pezzi qui, questi vari pezzettini, avrete B, se volete di B, è la somma di questi oggetti qui. No. Quindi teorema, quello che si chiama teorema fondamentale del calcolo integrale, dice che l'integrale di una derivata
è la differenza della funzione tra il punto iniziale e il punto finale. Perché anche quando per esempio c'è una qualsiasi derivata, cioè si prende x quadro, la sua derivata è 2x, integro 2x tra il centro x con 0 e il centro x finale, chiaramente fare l'integrale solo su questa funzione, io ottengo questa funzione e devo utilizzare il punto finale. Quindi questa roba qua, chiamiamola tappa, cinetica, questo qui mi viene semplicemente k di b meno k di a, ovvero un mezzo m uv al quadrato meno un mezzo m u al quadrato. Questo viene chiamato di K. Ora devo fare quindi l'integrale nel tempo di questa roba qua, quindi questa roba qua, no? Io ho fatto l'integrale nel tempo, non si era venire indietro sommato, faccio la stessa cosa da questa parte qui. Quindi devo fare l'integrale tra t con 0 e t finale di f scalare di r diviso di t per t, quindi di nuovo di t, lo levo in maniera un po' accorta, è vero che no, ma algebricamente lo posso semplificare, ma dal punto di vista integrale questo vuol dire che a questo punto sto facendo l'integrale su r. No, quindi invece di partire da un certo istante qui a un certo istante qui devo partire da R di A e andare a fine R di B. No, in realtà quello sto facendo è una soluzione di variabili. Quindi questo qui mi viene integrale da R di A e R di B, o diciamo, o meglio, se la funzione dipende solo dalla posizione è tra R di A e R di B, se dipende anche dalla velocità è tra A e B, cioè dalla situazione in A e la situazione in B. Però tanto voi trovate sempre cose attive che dipendono solo dalla posizione, quindi la puoi perdere per il momento. Di F scalare di R, allora questo oggetto qui che se io riesco a calcolarmelo mi permette di saltare direttamente dalla parte A alla parte B. Allora questo oggetto qua viene chiamato lavoro, lavoro di una forza, è la somma spostamento del prodotto scalare per la forza e l'elemento di spostamento. Anche questo ha un nome che può essere fuorviante, perché per il nostro concetto di lavoro, lavoro legato diciamo al totale dello sforzo muscolare che facciamo, chiaramente a reggere per esempio un secchio pieno di acqua stando fermi dopo un po' cominciate a sudare, no? Se abbiamo mai fatto la soluzione ai tempi che non andavano più le condizioni corporali all'identità di conquistare gli studenti, però ancora erano un po' studenti. Quando facevamo la prima tesi si facevano stare con le braccia alzate, e posso garantire, se non potete poi fare il tempo con voi, dopo 5 minuti cominciano a spalmare le braccia e cominciano a sudare. Quello lì non è un lavoro per la fisica, perché per la fisica ci vuole uno spostamento. Bene. Se volete, è anche divertente, c'è anche sul capitolo sulla lezione di Feynman che spiega perché il nostro sforzo muscolare non equivale al lavoro. In realtà i nostri muscoli striati, a parte quello del cuore, funzionano in maniera dinamica, cioè ci sono dei filamenti di attina che continuamente
Crucia, la Sottotitoli 20 di Fiosina, che fanno e non cercano di spostarlo. No? Però se invece è bloccato, cioè, comunque stanno continuando a fare il progetto, poi la Fiosina ritorna indietro. E quindi in realtà facciamo un sforzo, anche semplicemente a stare fermi, perché dinamicamente è come se fosse una scimmia che va a dritto. Questo non è, non, invece prende muscoli lisci, quindi prende la muscolatura degli intestini, non funzionano così, perché chi proprio si aggancia, la mattina la miosina, chi la miosina tiene ferma. Quindi in quel caso lì il muscolo non fa sforzo per rimanere contatto, però è molto più lento. E quindi dove c'è bisogno di una muscolatura forte ma lenta, è stato una selezione naturale, ha scelto questo tipo di muscolatura, si chiamano i muscoli lisci, dove invece c'è bisogno di una azione rapida, no? Però è dispersiva, guardate i muscoli striati, le striature sono proprio i pezzettini dove ci sono questi meccanismi. E per esempio anche i muscoli che tengono chiusi in una conchiglia sono chiaramente muscoli lisci, non sono una zona chiusa anche senza fare sforzo, non lo detto, si è chiusa. Va bene, quindi mi capitolando, vediamo un po' se torna tutto, per esempio, poi vi lascio andare. Siamo sulla giratura armonica. Allora, la giratura armonica c'è la forza, ma la meno K per lo spostamento. Bene. Allora, quindi parto e mettiamo dalla posizione X con 0. Quindi vuol dire che la mia volta, questa sarebbe la posizione di equilibrio, la tiro in giù di un certo tratto di con 0 e la lascio andare. Va bene? Voglio sapere quindi che farebbe una traiettoria fatta così. Voglio sapere quant'è la velocità. La faccio partire con 0 uguale a 0. Voglio sapere quant'è la velocità con cui ripassa per lo 0. È chiaro, posso tenerlo? Allora, quello che voglio fare è di ottenere questa equazione senza fatto prima. Qui si vede già bene che c'è l'energia cinetica. Vedete, no? Voglio ottenere la parte qui. Quindi, cosa dico? Io dobbiamo calcolare il lavoro fatto dalla forza sullo spostamento. Il lavoro quindi sarà integrale della forza per lo spostamento, perché è lì lo spostamento in questo caso. No? Tra x con 0 e 0. Tornando, prendendo gli assi per così, assi X lo facciamo così in maniera che parto in questa maniera la forza di Firenze. Non c'è la gravità, è la forza verticale, ma non c'è la gravità. Poi dobbiamo mettere anche la gravità. Bene? Quindi, per questo mi viene l'equazione integrale tra X con 0 e 0 di meno KX X e a questo viene, non volevo cancellare qui, vi lascio solo questo, viene meno un mezzo K in quadro valutato da X con 0 e 0, ovvero un mezzo K con 0 qua. Questo è il lavoro fatto dalla forza elastica per portare il corpo da x con 0 a 0. Bene, quindi mi danno questa figura lì, immaginatevela, diciamo, orizzontale, x lo spostate nella posizione x con 0 e come lo state portando. E questa qui
deve essere uguale a che cosa? Alla differenza di energia cinetica, quindi un mezzo M, chiamiamo questo punto qui F finale oppure V, un mezzo M V quadro meno un mezzo M V con 0 quadro, che però è 0, lo faccio partire con velocità iniziale uguale a 0. E quindi, come vedete, sono arrivato al risultato di prediggevo, saltare direttamente a un certo punto senza stare integrando in funzione di moto. Però questo è l'approccio più generale, non sono riuscito a fare moto. Ma vedete che ho ritrovato, avevamo scritto questo qui, questo l'avevamo ottenuto proprio dalla funzione dell'equazione di velocità dell'armonico. Vedete cosa succede? Mi basta mettere un mezzo davanti, chiaramente posso fare perché era stato semplificato, se volete, dalla funzione, ma non mi viene mettere un mezzo davanti. Posso portare questo pezzo qui da una parte e questo pezzo qui da quell'altra e ottengo esattamente quello che ho scritto. Ottengo che un mezzo M U con qua lo scritto laggiù un po' qui quadro e un mezzo M con 0 quadro per la differenza di energia cinetica è uguale al lavoro e in questo caso mi viene proprio un mezzo K no? X V meno un mezzo K X al quadro, non posso diventare così segni, però ho un'idea, questa, perché questa è la differenza di energia cinetica, questa meno quest'altra, no? Uguale al lavoro che in questo caso particolare mi viene proprio della forma anche lui di una differenza tra posizione iniziale e la posizione. Ora non è sempre così, anzi qui c'è un meno perché vedete qui mi è andato via perché è l'esterno inferiore, quindi qui c'è un meno il lavoro della la forza si deve dire in maniera opposta rispetto al dx, quindi il lavoro deve essere per forza negativo, è la somma di roba negativa, va bene? Allora questo è un caso generale perché avevo ottenuto proprio dalla derivazione, questa derivazione qui mi dice che questa parte, quella che deriva da n per a, mi va a finire la differenza del decimento da qui alla fine. L'altra parte, cioè il lavoro, solo in alcuni casi, come in questo caso qui, mi viene fuori come una differenza tra posizione iniziale e posizione finale. Non è il caso generale, come vedremo dopo la pausa. Però la finalità è fortunata in cui funziona questa maniera. Io vorrei adesso. D'accordo? Facciamo qualche ora di pausa? La derivata di una funzione del tempo al quadrato rispetto al tempo la derivata di funzione praticamente quindi deve fare la derivata di f quadro rispetto a f e la derivata di f del tempo perché come se avessi inserito la denominatore del numeratore di f. Quindi questo viene 2f, che è la derivata di x quadro rispetto a x, però mi resta la derivata di f rispetto al tempo. Stare molto attenti quando vedete una derivata, vedete che questa cosa sta derivando, non è la stessa cosa derivata mezzo di un quadro rispetto a un punto. Quindi rimane, questa qui quindi se a posto di f adesso c'è questo v,
credo che per il VAR dovrebbe dire IM di un quadro è uguale a V per la derivata di V rispetto a V. Poi chiaramente, visto che qua avevo devo mettere la M, poi visto che qui mi viene forza, mi viene 2, quindi V rispetto a tempo. Quindi visto che ho solo questo, devo mettere un mezzo davanti per la derivata di V, e se devo mettere una M, perché c'è una M. Torna. Poi, in realtà, questo vale anche a livello di componenti. Quindi in realtà qui, okay, qui sono vettori. Perché? Perché se V è della forma Vx i più Vx di J, poi sono i due componenti, quindi quelle cose più semplici, V quadro è Vx quadro più Vx quadro, no? E quando faccio il fronte scalare Q per di Q, quindi Q, questo vuol dire Qx i su Qy j scalar di Qx in dt i più di Qy in dt j, e quindi mi viene la stessa cosa componente per componente, Qx per di Qx in dt, perché scala i fa 1, mi scala j fa 0, j scala i fa 0, j scala j fa 1 più Qy per di Qy in dt, e quindi vedete che lo posso fare componente più componente. Quindi questo vale anche il formato vettoriale. Allora, quindi, se informuliamo, guardate dentro, il teorema qui si chiama teorema delle forze vive. E dice che viene direttamente da F uguale a M per A, dice che il lavoro delle forze da A a B è uguale alla variazione dell'energia cinetica. K è un mezzo M uguale. E il lavoro, chiamiamolo W, ci sono chiaramente, a seconda della tradizione della lingua, ci sono lettere diverse, eh? In alcuni libri viene chiamato L, viene chiamato T, nei libri invece diciamo dell'educazione americana, K è la cinetica, il cinetico si scrive con la K, e W è il lavoro. Non so i libri che voi ne ho avuto uno, privato, ormai sono abituato a questa lettera del sistema americano, inglese, e questo qui è l'integrale da A a B su un certo cammino, facilmente le gamma, però poi faccio vedere perché, di F scalar, diciamo, lo spostamento. Spostamento lungo il cammino, va bene? Ora poi, in casi particolari che andremo a vedere, questo, anche questo, o almeno una parte di questo lavoro, si può pure scrivere con una differenza di quella sia la poi energia potenziale. Quindi, ma non sempre. Ma prima di arrivare all'energia potenziale, andiamo a fare alcun esempio per vedere se quali casi, oppure per vedere in quali casi non è vero che è indipendente dal cammino. Perché è chiaro che se questa differenza di qualche cosa inizia alla fine, vuol dire che è indipendente dal cammino. Torna. Allora, quindi, in
realtà questo è un concetto abbastanza avanzato, è andato a vedere l'ultima puntata delle mie video del Cesare Vaticano, che parla anche di questa cosa, di accenna un po'. Allora, cosa dobbiamo fare? L'idea è la seguente. In realtà conviene pensare alle cose non tanto come agenti sul punto, ma quanto come una proprietà dello spazio, come poi farete con i campi elettrici quando farete fisica 2, no, ma anche il campo gravitazionale, no, per la causa si chiama campo, perché praticamente uno può pensare che in ogni punto ci sia un vettore che rappresenta la forza di una particella, se una particella se fosse in quel punto. È chiaro che il campo gravitazionale tutte le parti è la stessa forza, no? Mentre invece il campo gravitazionale vicino alla Terra, mentre invece se guardo a distanza più grande, cioè proprio il Sole, il campo gravitazionale invece sarà fatto così e perché diventa per via più piccolo, perché mi allontano dal Sole, no? Perché la forza diminuisce. Queste sono anche le cose che vedete, per esempio una carica elettrica è la forma del campo elettrostatico, più o meno la stessa. Va bene? Tornate. Anche perché con una molla avrei un campo fatto in questa maniera, cioè, se io prendo una molla, un insieme molto piccolo, questo sto guardando su distanze molto più grandi della dimensione della molla di forza, e guardando sui lati della forza vedo che avrei un campo questa volta che aumenta, la forza aumenta con la distanza, cioè piccoli spostamenti, molto più grande per grandi spostamenti. La molla che viene da tiro, la forza aumenta, quindi vale il contrario rispetto alla forza gravitazionale. Mentre la forza gravitazionale diminuisce con la distanza, la forza di una molla aumenta con la distanza. Oppure un caso molto più, diciamo, di tutti i giorni, se voi guardate una carta geografica, come vedete queste curve di livello, che vogliono dire chiaramente, le curve alla stessa altezza. Da questa carta qui, come potete vedere, che c'è una montagna qui, questo qui, un altro punto, sarà il passo tra le due montagne. Ora, se voi la montagna fosse completamente liscia, e ci mettesse una pallina sopra, chiaramente la pallina sentirebbe una forza, localmente, cioè questa è la montagna, questa è la pallina, c'è la forza gravitazionale m per g che è sempre costante, ma a me quello che posso visualizzare in questa pallina è la proiezione della forza lungo la discesa, è quella che poi alla fine mi fa muovere la pallina, perché tipo, se sta la pallina nel punto di mezzo oppure anche su qui, dove per così è il punto di mezzo, per così è la sella, no? Anche lì, vabbè, c'è la forza gravitazionale, ma non è che me ne importa la pallina. No. Quindi questa mappa qui potrei mettere lo stesso un campo che mi dice dove si sposterebbe l'acqua se piove e va giù per la gravità. No? È chiaro che questo campo è sempre perpendicolare alle curve di livello. No? In realtà è tanto più intenso quanto più sono vicine le curve di livello. Cioè, se voi in una cartina dovete progettare una camminata e vedete un coso così, vi aspettate che qui ci siano le lamentate. Anche che vuol dire che sto passando da, mettiamo 5 metri o 10 metri, sto facendo 40 metri in, che ne so, 100 metri di orizzontali, quindi c'è una bella pendenza, se le vedo belle distanziate,
no, vorrà dire che la salita è molto dolce. Qui dovrei mettere una frecciona, e qui invece ho messo il peperoncino, secondo me manca la distanza. Bene, quindi questo è un po' il concetto di campo. Perché mi interessa? Perché appunto quello che voglio fare in realtà è dire, beh, se il mio pianeta oppure la mia carica va da qui a qui, no? Facendo questo percorso, o facendo questo percorso, o facendo questo percorso, no? Il lavoro è lo stesso, non è lo stesso. È chiaro che in qualche maniera devo concepire l'idea di avere un. Non potete determinare la forza in ogni punto per poi vedere se un percorso fa una cosa diversa da un altro percorso. Bene, quindi non è che noi useremo questo concetto, potrebbe invece molto in fisica 2, però in realtà nasce anche naturalmente in tutti i problemi di fisica. Soprattutto, chiaramente, se voi fosse progettisti di una missione spaziale, no, è importante sapere dove deve accendere i motori per farlo muovere. No? E potreste benissimo fare il gioco, se fate della macchinina, su una carta geografica, veramente interessante. Progettare, cioè far muovere un robottino su Marte, per esempio, no? Tenendo conto che ci sono delle forze. Delle colline, quindi lui tende le forze, no? Quindi pensate di avere un robottino sferico come quello che ci sia in Star Wars, un episodio di un robot sferico, no? Quindi se lo mettete lì, lui piglia e rotola. Volete anche di potergli mettere un motore in qualche maniera per spostarlo, e dovete progettare la sequenza di spinte per fargli fare un certo percorso, no? Viene la versione più complicata di giochino che ho fatto con le macchinine, perché guardate il giochino che vi ho detto di fare con le macchinine, voi avete la vostra griglia, partite con una certa, seduto cioè avete una certa velocità, e quindi il tuo spostamento vogliamo sia stato di due caselle così. Allora voi dovete partire dallo stesso spostamento e eventualmente farne una variazione, no, ma secondo te quant'è la capacità del vostro motore? Il problema è che la variazione sia di 1 e quindi dando questo spostamento potete andare o qui 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 o qui. Questa è la versione, diciamo, sullo spazio pianto. E quindi magari questo elemento potete progettare. Il problema potrebbe essere, voi partite qui con una certa un con zero, dovete arrivare a far atterrare la vostra nave su questa stazione spaziale, no? Senza velocità o molto piccola, e dovete progettare una sequenza di impulsi per quale motore dovete accendere. Scusate, avevo detto, voi avete esattamente una navicella con 8 motori. Vuol dire le 8 posizioni, se non fate niente va a finire qui, se ci sono dei motori va a finire da questi. Allora voi dovete dire, beh, do un impulso qui, poi do un impulso su questo, poi do un impulso su quest'altro. E quindi se numerate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, magari voi dite, la mia sequenza è 2, 2, 3, 1. Ritorna? E non sapete dove va a finire. Come si fa a vedere? Beh, si sposta in quanto è la velocità, poi dico, ah, non impulso 1, allora invece spostarmi qui, no, mi sposto qui, ho rallentato, poi che fa, impulso 2, allora invece di andare qui, 2 mi va a finire qui, e poi no, di nuovo, poi di nuovo un impulso 2, invece di andare qui, vado qui. Veramente bisogna fare un foglio quadrintato perché non ho a disposizione, torna? E quindi potete provare a trovare la sequenza migliore, per esempio quella con il tempo minore, il minor numero di mosse, vi arrivo sulla vostra stazione. Se ora però ci mettete un campo gravitazionale, no? In realtà in ogni punto, in ogni quadretto, voi avete una freccia e che vi sposta naturalmente da qualche altra parte, cioè se invece di andare da qui a qui, da qui a qui nel
se non fate niente, in realtà se non fate niente poi andate a San Filippo perché c'è il campo gravitazionale, quindi dovete fare tutte le rimosse per contrastare il campo gravitazionale. Quindi se qui c'è un pianeta, beh, chiaramente questo è un diverso. Torna? Questo è un po' l'idea di contrasto. Allora, facciamo un esempio, quindi perché vi ho introdotto questo? Perché francamente io voglio dire, se io adesso mi definisco una forza è in funzione della posizione, però dato che mi fanno quindi negli esempi, qui prendo 3xi più xy. Bene, quindi la forza è un vettore, quindi prendi G, per ogni x e y c'è qualche cosa, proviamo a disegnarcela. Questa è da x, questa è da y, prendi ogni 0, 0 e c'è 0, non c'è forza. Quindi no, questa x è 0, y 0, è 0, quindi non c'è forza. In realtà su tutto masse y, che vuol dire x uguale a 0, non c'è forza. Perché se metto x uguale a 0, è la mia x uguale a 0. No? Se invece se metto y uguale a 0, c'è una forza orizzontale che dipende da x. Siamo casi di 3 per ora. Quindi di qua c'è una forza che è così. Aumenta con la x, vedete, aumenta con la x, mentre qua c'è una forza che aumenta con la x, sì. E torna, questa y è uguale a 0, quindi questa parte non c'è, quindi non c'è la parte j, c'è solo una parte i che aumenta con la x, quindi qui c'è un campo di forza fatto in questa maniera. Poi vediamo, vediamo poi cosa succede sulla diagonale x uguale a y, che è più facile da disegnarsi. Quindi questa forza qui c'è sempre tutto uguale, questa volta appare una forza che aumenta quadraticamente verso la g, quindi qui c'ho una forza che è così, qui c'è una forza che è così, qui c'è una forza ancora più, diciamo, un po' meno inclinata, no, aumenta. Aumenta sulla x, ma aumenta ancora di più sulla y. D'accordo? Se poi andate in rete, trovate tanti software che dato ve la scrivete e vi insegna tutte le frecce per vedere cosa succede. Ecco, ovviamente qua è il contrario, quindi qui c'è un certo. E poi veramente qua ci sono. Qui si cambia segno della x, la y non rimane uguale, però appunto la x è negativa, quindi qui è fatta, credo, così. Perché questa è più bassa, no? La x è negativa, ma la x è negativa, quindi questa è più bassa. Anzi, mi sa che qua va verso l'altra. No, perché qui la x e la y sono negative, quindi questo è positivo, la componente x è positiva, la componente x è sempre negativa, quindi dovrebbe stare così, e quindi mi immagino che qua faccia così, torna? Allora, non è che mi lascia decidere su questo, però secondo me è una cosa piuttosto interessante come concetto, e poi lo ritroverete tanto in tutti i casi per trovare. Cominciare a rituare. Va bene, a questo punto mi domando. Io, questo è il mio campo di forza, quindi sto giocando, diciamo, sempre delle macchinine, dei robot, degli astronauti. Va bene, voglio sapere questa forza qui che lavoro fa per andare da, io faccio una semplice, per andare da 0, 0, al punto 1, 1, qui. Facendo tre percorsi. Un percorso è così. Il percorso 1. Chiamiamolo il percorso di metà. Questo si
quando i percorsi erano delle tecniche. Questo è il percorso beta e questo è il percorso gamma. Quindi vedete, partono tutti dallo stesso punto, arrivano tutti allo stesso punto. Mi domando, il lavoro, quindi lavoro su gamma, lavoro su beta, lavoro su gamma, sono la stessa cosa oppure no? Dipende come fatto la forza. Se è costante è sempre uguale, è sempre così, è sempre uguale. Prendo per la forza gravitazionale è sempre uguale. Ma per una forza dipende dalla posizione, no? E ci sono tante forze che dipendono dalla posizione, no? Perché vedo tutte le forze dipendono dalla posizione. Quindi devo capire quanto. Allora, proviamo a calcolarci questi lavori. Vedete, che se diciamo se ma complicato in realtà è molto semplice. Allora, per fare il calcolo su alfa in realtà devo fare il calcolo diciamo su alfa 1 e poi su alfa 2, cioè sulla parte orizzontale e sulla parte verticale. Quanto è il lavoro su alfa 1? È facile. È facile, no? Mi viene qualche tempo. Allora, sì, W alfa 1 tutto più W alfa 0. Bene, W alfa 1 è l'integrale su alfa 1 di S scalare di S. Una formula sempre questa, poi dobbiamo tradurla, niente. Sì, chiaramente su alfa 1 di S è di X. No, e su alfa 1 di S è un vettore, è uguale a dx in lo spostamento l'unico in alfa 1 è dx e come vettore porta il moto verso la y, no? Quindi questo scalare di x e y torna. Allora, questo qui si traduce col alfa 1 e l'integrale semplice tra 0 e 1, perché l'x va tra 0 e 1, e questo qui scalare di x e y, allora j scalare di 0, quindi non solo questo qui, e qui viene 3x, questa sarebbe la f, metà x, per x. Per un attimo, moltiplicare scalarmente questo per il dx e y, no? Questa forza quanti sarebbe il 0 questo? Sarebbe 1, comunque mi interessa solo la componente di x. Siccome quindi mi viene 3 mezzi x quadro valutato da 0 e 1, cioè 3 mezzi. Bene, torna. Qua, facciamoci W alfa 2. Stavolta è questo qui, alfa 2. Va bene? Quindi questa volta il ds sarà di y per j. E lo devo fare sulla retta x uguale a 1. Va bene? Quindi la mia forza qui, questa retta, è F è 3, perché inizio con la 1, di più 1 per Y, quindi Y, G. Allora, tutta questa retta qui, la mia forza, mettendoci X uguale a 1, lasciamo Y variabile, perché la Y cambia, è 3I più YG.
non moltiplica lo scaraggio di 0 J. E quindi mi viene di grande per la 0,1 perché la Y non vale sempre da 0,1. C'è una mica variazione con cui perché ho detto che è un in cosa di Y di Y. E quindi viene Y quadro mezzo quadrato da 0,1, cioè 1/2. E quindi questo qui è 3/2 più 1/2, 2, quindi W alfa è uguale a 2. Dimmi. Il 3 non c'è perché I scala J fa 0. Cioè qui la forza c'è una componente I e una componente J, ma la componente I non fa lavoro perché è come se fosse una forza vincolare questa, no? E il lavoro fanno solo le forze lungo la traiettoria. Bene? Allora, a questo punto posso cancellare qui? Calcoliamo adesso un bel che è simile, diciamo sempre lo stesso, anche qui ci sarà un beta 1 e un beta 2, facciamoci un beta 1. Dopo un beta 1 di S uguale a T, di nuovo il DS è di Y, però lo devo fare sulla riga X uguale a 0 questa volta, no? E qui che è 0 perché la forza non c'è, con la Y non c'è la forza, quindi non fa da 1. Il lavoro non costa prezzo B, ma la forza è 0, quindi X uguale a 0. Quindi facciamoci lo più beta 2, stavolta il DS è il nome di X che è orizzontale. Siamo sulla retta Y uguale a 1. E quindi avrò questa parte qui non conta, di nuovo integrato tra 0 e 1 di 3x per dx. E x uguale a 1, ma fa per la costruzione qui non c'è, quindi non c'è perché qui si parla di s. E quindi di nuovo 3/2. Quindi già vedo che mentre W era 4/2, WB è 3/2. Adesso proviamo a farlo su gamma. Quindi posso cancellare qui, quindi W gamma, questa volta il DS sarà XI più YJ. Bene. E siamo però sulla retta x uguale a y, non y uguale a x. Identifica, no? Quindi posso usare o la x o la y come parametro per identificare i punti della retta, no? Quindi chiaramente mi verrà x uguale a x, quindi o uso la y o uso la x, però è questo ovviamente. No. Quindi il ds può essere di xi più di x, leggo anche di yi
si rispondono delle due o quell'altra. Per una variabile sola, se rete diciamo, come ricordate, una sola variabile, se rete anche un'altra. Torna come ho fatto. Allora, questa qui devo scriverlo come? Se sto facendo l'integrale tra 0 e 1. Allora, del prodotto scalare tra questo e questo. Viene tutta la letta x uguale a x uguale y. Quindi mi verrà 3x di x. No, infatti questo scala di questo. Più xy, di nuovo per dx, ma visto che y è uguale a x, più x quadro di x. Quindi mi viene integrale da 0 a 1 di 3x più x quadro di x. Bene, quindi mi viene 3 mezzi x quadro più un terzo x alla terza valutato da 0 e 1. Torno a integrare. Quindi mi viene 3 mezzi più un terzo. Che sono 3 per 3, 9 più 2, 11 sesti. 11 sesti è un po' minore di 2, che sarebbero 12 sesti, d'accordo? E quello lì sarebbero 9 sesti, questo qua, quindi un po' maggiore di quello lì. Quindi doppio V beta, sì, con doppio gamma sta tra doppio V beta e doppio gamma. Vabbè, non è che sia un risultato molto completo. W gamma 11 sesti. Quindi come vedete in questo qui, questo è un esempio in cui il lavoro dipende dal percorso. E vedremo la termodinamica che è veramente molto importante questo qui, per le trasformazioni, quelle che dipendono dal percorso e quelle che non dipendono dal percorso. Bene? Allora, facciamo un po' di pausa e poi arriveremo finalmente a quelle che non dipendono da questo. Per cominciare, ora poi ve lo metto sulla pagina, vi metto anche dei riferimenti. Questo è il campo vettoriale, quello lì, non so se ci sta vedendo, ma è più o meno come si è disegnato, per cui sono le frecce che qui vanno verso il fuori e qui vanno invece, cioè qui diciamo, per esempio il flusso è più così e qui. Alcuni riferimenti che potete anche trovare a voi. Questa è una integrale in linea, che troverete a un'analisi di questo tempo, che è chiaramente molto anche applicativa, oltre che a e allora per non andare una cosa interessante, la prima cosa dice ma qui quale devi integrare sul gamma, non avrei dovuto usare una parametrizzazione che va da 0 alla radice di 2. Ma in realtà è così, la parametrizzazione naturale di una curva è la qualcosa che va come la lunghezza della curva, cioè l'elemento sulla curva. Quindi potevo benissimo usare un DL, mettiamola così, chiaramente questo qui questa volta L andava da 0, L andava da 0 e era di 0. Però chiaramente se questo è DL, il mio DX era TL diviso radice di 2, quindi Y era TL diviso radice di 2, d'accordo? E quindi lo devo fare, devo fare la presentazione. Poi un'altra cosa che mi hanno detto è, ah sì, perché
che sono detta x uguale a y, ho scritto che x uguale a y, ora chiaramente questo lo posso ottenere, diciamo, algebricamente differenziando entrambi i membri, ma l'idea è la seguente: se io prendo un certo di x, mi vado a vedere di y con il potente, chiaramente questa retta qui sono uguali, mentre se avessi avuto una retta che non più inclinata, tipo y uguale a 3x, chiaramente tu prendi y uguale a 3x da qui, ma anche geometricamente, se io prendo un certo di x, chiaramente ottengo un di y, un di y più grosso, no? E chiaramente se poi usassi, lo dovessi fare su una curva invece su una retta, la corrispondenza tra il di x e il di y è diversa nei vari punti. Questa retta y uguale a f di x, chiaramente di y è f' di x, la tangente, la derivata è la tangente, quindi di nuovo la corrispondenza tra di x e di y. Ma è come prendere sì, tante rette diverse, la corrispondenza è proprio più. Quindi imparate un po' a giocarci con questa roba, perché permette di continuare a provare, diciamo, le difficoltà matematiche, di vedere invece la fisica sommersa da tutta questa matematica. Bene, immaginatevi il povero Newton, che ha dovuto inventare tutta questa matematica per riuscire ad andare avanti. Va bene. Allora, dicevo, abbiamo detto quindi che per le forze vive si dice che il lavoro, abbiamo detto l'integrale di linea di F scalare di S, è uguale a k di b meno k di a, un mezzo m b al quadrato meno un mezzo m u al quadrato. Bene, ho visto un esempio in cui questo qui, che era lo stesso momento, dove questo integrale dipende dal percorso. Bene, quindi in generale questo integrale dipende dal percorso. Ora guardiamo i casi in cui non dipende dal percorso. Allora, intanto vi dico subito, se la forza è costante, è costante, diciamo, più che la forza, nella forza, diciamo così, se la forza scalare di S è costante, e questo è il caso importante, perché è il caso della forza di attrito su un piano. Cioè, se io metto il mio robottino su un piano, no? E poi, così un po', diciamo, e poi lo sposto, bene, piano, la forza di attrito è sempre la stessa e è sempre opposta allo spostamento. Quindi in questo caso la forza per il DS è sempre una costante, quindi è chiaro che a questo punto il lavoro è semplicemente è proporzionale alla lunghezza del percorso. Quindi no, adesso, quanto lavoro devo fare per spostare una cassa da qui a qui? Beh, così è il lavoro minimo. Se io la faccio così, aumenta il lavoro. Quindi in questo caso banalmente si vede banalmente che si dipende dal percorso, perché se la forza moltiplicata lo spostamento è sempre costante, è semplicemente la lunghezza del percorso, no? Quindi questa è 2, questa è 2, questa è radice di 2, in questo caso dovrebbe portarlo a un'altra. Vediamo, se la forza d'attrito non è che posso rappresentarla come un fattore di questa forza qui su questo piano, che dipende dalla velocità.
si oppone sempre alla velocità, è costante ma si oppone sempre alla velocità, quindi questo percorso è sempre negativa, ma su questo percorso è sempre orizzontale, per così, su questo percorso sarebbe sempre verticale, per così, su questo percorso sarebbe sempre per così, perché si oppone sempre a questo. Quindi, quando c'è la forza è costante e è sempre diretta per esempio, in maniera opposta allo spostamento, allora il lavoro dipende dalla lunghezza del percorso. In realtà, quando si fanno i punti elettrici e così via, posso avere anche una forza che è sempre diretta come DS, ma accelera sempre. Ovvero, per esempio, quando fa un motore, cerco di farlo proprio in questa maniera: il motore dà una forza che cerca di spingere sempre nella direzione dello spostamento, no? A volte è oscillante, a volte è costante. No. Va bene. Vogliamo invece i casi in cui non dipende dal percorso. Allora, intanto per cominciare, la forza di gravità non dipende dal percorso, ma proprio generalizzata. Se io ho un sistema di forze parallele, che dipende, diciamo, le costanti, tanto per fare un senso, la forza di gravità vicina alla Terra, cioè la forza di gravità è sempre la stessa. Allora, se io devo andare da un punto A a un punto B, cosa posso fare? Posso prendere un qualsiasi percorso e scomporlo in pezzi. Ogni pezzo lo voglio guardare come uno spostamento lungo la forza verticale e uno spostamento orizzontale. Questo spostamento lo vedo con questo, 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 e poi chiaramente posso fare un po' di diventare. Tutte le parti orizzontali non fanno lavoro, no? Fanno lavoro solo le parti verticali. La forza è costante, quindi è esattamente lo stesso rispetto che fare così o fare così o fare qualsiasi altro percorso. Bene, quindi nel caso gravitazionale vicino alla Terra deve essere la forza è sempre meno g meno m per g g. Bene, quindi andiamo a vedere y x, il lavoro è l'integrale della massa di F scalare di S, cioè viene l'integrale di F scalare di X più di Y J, ma F è questa, quindi è l'integrale di meno M di J per di X I più J, quindi è l'integrale di meno m di g di x, e visto che questo è meno m g, diviene meno m g uguale a b y di b meno y di a. Allora, anche la derivazione è analitica, questa è la forza meno m di g, moltiplicata per questo filo spostamentino, mi va via la parte inizio che c'è in scala lì da 0, mi viene solo meno m di y, questo filo porto via, questo qui è l'integrale di una derivata, quindi di nuovo dipende solo dagli estremi iniziali e finali, e infatti viene questo. D'accordo? Allora, quindi come vedete meno mgyb più mgya. Va bene? Allora definisco una energia
potenziale gravitazionale U uguale mg H, con H per dire l'altezza, poi chiaramente se metto come metto gli assi, può essere Y, può essere Z, può essere anche Y, dipende come metto gli assi, va bene? Scelgo questo segno qui, vedete, viene il segno opposto, perché vedete farà parecchio comodo poi dopo. Quindi questo qui è U di A meno U di B. Ecco, questo è questo. Bene, faccio così apposta perché poi almeno poi mi segno. Questo qui verrà uguale a k di b meno k di a, e fatto, i segni sono fatti apposta, magari poi posso portare tutto il b da una parte, tutto l'altra da quell'altra, e si somma, quindi c'è bisogno che qui il segno mi venga il contrario. E comunque anche intuitivamente mi aspetto che l'energia aumenti, no? Via via che lo svolga. Bene. Quindi questa qui è l'energia gravitazionale. Guardiamo anche i casi in cui i sistemi si conservano, forse sono conservativi, l'integrale non dipende da tempo. Per esempio tutti i casi di forti, sistemi di forza centrali. Ovvero forza gravitazionale, forza di una molla, forze elettrostatiche, no? Questo perché le forze centrali sono forze che dipendono solo dalla distanza rispetto a un punto, non dipendono dall'altro. Bene. Abbiamo visto le forze elastiche che aumentano con la distanza, ma dipendono dalla distanza rispetto alla distanza. Le forze elettrostatiche e quelle gravitazionali diminuiscono la distanza, ma dipendono solo dalla distanza. Anche qui posso fare lo stesso giochetto che ho fatto prima, io devo andare da A a B nel percorso. Cosa faccio? Da B. Anche questo qui traccio tutti gli archi di cerchio e spezzo il percorso in un percorso radiale e un percorso tangenziale. Ogni pezzettino lo spezzo con un percorso radiale e un percorso tangenziale. Chiaramente per il pezzo tangenziale non fa lavoro, perché è perpendicolare alla forza, fa lavoro sul pezzo radiale, e quindi il lavoro dipenderà solo dalla distanza iniziale e dalla distanza finale. No. Bene. Quindi, per esempio, forze elastiche, ve lo faccio in una dimensione sola, però sempre quindi meno K X, K delta X, mentre metto origine nel punto della forza è 0, lo metto a mano. A questo lato definisco un'energia potenziale elastica U uguale a un mezzo K x quadro, un mezzo K delta x al quadrato, così che anche qui la forza è uguale a meno la derivata di U rispetto a x. Come? Anche qua, anche in questo caso qui, per esempio prendo l'asse, nel caso gravitazionale prendo l'asse Y,
potenza, meno MGI, l'energia potenziale sarebbe MGY, e quindi nuovo la forza è uguale a meno U in Y. Torna. Cos'è forza? Cos'è? F uguale a meno mappa di X, forza? Questa è la forza elastica. Anzi, anche la forza gravitazionale. F è meno I, M grande, M piccolo, diviso in squadro, qua c'è su una lente, una cosa che accenna a caso mio, bidimensionale, bene? Questa fila posso vedere come meno la derivata rispetto a X di che cosa? Di G, M, M diviso X. Fate la derivata rispetto a x, questa è x alla meno 1, che è meno 1, x alla meno 2, meno, quindi va bene. Non è che devo rimettere perché deve venire, no, anzi, sì, lo metto, quindi non farò meno anche qui. Bene, perché questo lo abbiamo questo, il meno di questo qui mi va a finire qua. Quindi questa qui è l'energia potenziale della gravitazione universale. Allora, si può anche vederlo graficamente, quindi se voi spostate le forze nell'energia potenziale, nel caso della gravitazione terrestre, U, ho detto, quindi questa volta si facendo U rispetto alla sua variabile, non è che sia la sinistra, la sinistra. Questa è l'energia rispetto alla variabile da cui dipende l'energia. Quindi per qui è l'altezza dell'energia. No? La U è qualcosa fatta così, che aumenta con l'altezza. D'accordo? La forza è meno la tangente di questa U. È la forza costante. Nel caso di questo è il corso di gravità. Nel caso elastico, per esempio, no? L'energia potenziale è un mezzo campo in squadra, cioè è così. E la forza è meno la tangente, quindi la forza, quindi la tangente è positiva, quindi la forza qui è negativa, cioè la forza diciamo la chiamiamo per così, e richiamo per così. Invece la forza è sempre così sicuro. Allora sto disegnando la forza rispetto alla variabile. La forza di gravità è sempre diretta verso il basso, che non è per la forza, quindi è sempre negativa. Questa invece è una molla, questo è il punto di equilibrio. Se io allungo la molla, la forza me lo tira verso il punto di equilibrio. Se io la tiro da qua avanti, la forza non andrà verso il punto di equilibrio. Torna. Poi abbiamo il caso gravitazionale, quindi gravitazione, la forza è essenzialmente, l'energia è essenzialmente la massa, meno 1 più x. E quindi di nuovo la forza è sempre così, ma ovviamente mentre più aumenta andando più lontano, più diminuisce andando più lontano, e la pendenza diminuisce. Torna, visualizzare, secondo me vale la pena. Chiaramente, visto che la forza dipende dalla rotta derivata, questo vuol dire che l'energia è definita a meno di una costante, energia potenziale,
Niente, no, però pensi alla vita a me di una costante. Ovvero, io posso benissimo traslare la curva dell'energia da derivata in altre frasi. No? Quindi, diciamo, dal punto di vista della fisica, parlare di energie positive e di negative c'è poco senso, perché per conto la derivata. L'energia può benissimo essere negativa. Anche se è molto diversa la mia costanza. Quindi anche nel caso gravitazionale la costante di solito si mette a zero, perché è convenzione l'energia è zero a distanza infinita, ma non è convenzione che si può mettere l'energia diversa. Questa qui è anche l'energia elettrostatica, quindi forse avete visto un grafico fatto in questa maniera, per esempio dell'energia di legame un elettrone con un nucleo, no, perché qui la distanza che si è un porto uguale, e quindi se io stacco l'elettrone abbastanza a un certo punto diventa libero, no? Allora se vi accenno rapidissimamente al caso generale, ovvero se io ho adesso una, allora, per cominciare nel caso generale, ovvero per il caso della mappa geografica che abbiamo fatto prima, non vi ricordate che ho detto questa era la nostra montagna, un'altra montagna, passo. Allora, con questa casa potete vedere queste mie come curve di livello della mia funzione di energia, no? È sempre l'energia gravitazionale, però visto che è, mi interessa solo la componente di un lungo impianto, quindi l'acqua, diciamo, scende giù, non va, c'è la terra che è un po' dalle giù direttamente, che scende giù il piano. No? Quindi diventa un sistema di forze che dipende dalla posizione. Allora, in questo caso queste curve qui sarebbero curve del tipo U di x, y uguale a costante, no? Dove questa qui è la mia, la funzione che io penso sia, che rappresenti la mia informazione. Per esempio, se prendo U uguale x quadro un quadro, anche più o meno, avrei un sistema dove qui c'ho il massimo, chiaramente in zero, no, completamente simmetrico, tutte le curve di livello sono delle circonferenze, cioè non ho il quadro, c'è un quadro uguale a una costante e una circonferenza, e quindi vedete proprio come un montarozzo che sta scendendo giù, è un paraboloide di rotazione. Bene, quindi potete direttamente su un margine con 3 e fate che potete fare la vostra recuperanza. Ovviamente la funzione di risultato è poi sempre una gaussiana, quindi E alla meno x quadro più y quadro, perché almeno invece andate giù all'infinito a questo punto si raddoccisce, no? Perché qualcosa, diciamo, in sezione qualcosa che fa così nelle tre direzioni. E quindi mi è usato prendere moltissimo in ottica, quando devo prendere un'immagine e parametrizzarla, per esempio posso mettere tante gaussiane in maniera da prendere gli spot luminosi dell'immagine e cose del genere. Torna, quindi anche qui potete mettere, mettete una gaussiana qui, mettete una gaussiana qui e più o meno mi dà un panorama fatto in questa maniera, magari vi metto l'immagine sulla. Allora, ti ho detto che qui il sistema di forze mi deve venire qualcosa di perpendicolare alle curve di livello, perché questa è, diciamo, la direzione in cui la forza sentita viene da un'unità d'acqua, una goccia d'acqua che sta scendendo giù da questa montagna. Allora, questo mi serve da vedere appunto nell'ultima puntata, si definisce, si dà una formula che è l'equivalente di questa,
però in due dimensioni o anche in tre dimensioni, e si chiama, diciamo, viene detto così, concetto di derivata parziale. Non lo faccio ora, però potete pensare di derivare questa funzione rispetto alla x, oppure derivare la funzione rispetto alla y, no? Che, diciamo, non è che sia un concetto molto complicato, perché voi pensate di tirare una riga da qualche parte, no? Se io vado a vedere, se io ora mi conto l'altezza di questa funzione lungo questa riga, otterrò qualcosa, diciamo, questo punto è questo, questo punto magari è questo, qui c'è un massimo e poi scende giù. Se io taglio, perciò, qui, questo è questo, se io taglio qui, invece avrò qualcosa di tipo così. No, perché? Beh, forse anche un altro cosa. Devo vedere come va questa curva di livello, se c'è un'altra che fa così, allora io questo pezzo qui, no? Salgo, scendo, risalgo, riscendo, no? Quindi mi viene una cosa fatta in questa maniera. Allora, chiaramente su ognuna di queste curve posso fare la derivata e ottengo questa roba qua, la derivata parziale di y di u rispetto a y su questa cosa qui. Cioè, se io invece taglio per così, i vari profili vengono espressi da questa qui. Va bene? Avere un po' di idea di grafica. Allora, come faccio adesso a trovare queste precedine qui, conoscendo come va la funzione di qui e rispetto a come va la funzione di qui? Allora, se qui cambia molto velocemente e qui cambia molto lentamente, sarà più vicina alla parte dove cambia velocemente. In particolare, se io tagliassi, se ci avessi un... Per esempio, guardiamola qua. Guardiamo che io ho una montagna qua, guardate, e un'altra montagna qui, e qui nel mezzo c'ho un passo. Bene, allora se io taglio per così vedo un oggetto fatto per così, se io taglio per così vedo un oggetto fatto per così, cioè fatto per così, no, qui salgo, arrivo al passo, scendo alla parte alla montagna, scendo al passo e risalgo in cima alla montagna. D'accordo? E quindi diciamo, cosa succede? Se io vado in un, a seconda quindi qui, abbiamo la presenza della seconda che mi allontano, avrò sempre di più, se io taglio qui, no, avrò, secondo quel taglio avrò varie pendenze. E se per esempio qui è molto molto dolce, ma qui è molto molto pendente, la curva sarà più vicina alla parte buia e alla parte gialla, no. Quindi in realtà il vettore, questo vettore qui che si chiama un gradiente e si imita con un napa, questo vettore lo troverete anche di lavoro, e anche di lavoro è semplicemente la derivata della u rispetto alla x di più la derivata della u rispetto alla y j, e questo mi dà la direzione di massima pendenza. Allora, non ci sarà di questo, però se volete poi vi metterò degli esempi. Dai, non so, guarda.
Bene. Allora, perché ve lo dico? Perché chiaramente questo qui estende il concetto di derivata in due dimensioni e quindi la forza, se è conservativa, è meno gradiente dell'energia potenziale. Chiaramente torna tutto con quello che vi ho detto, cioè se la forza è centrale, cioè queste sono le linee F potenziale della forza, no? La forza elastica, beh, il gradiente, questo sta aumentando, quindi il gradiente è sempre rivolto così. Una forza fatta, la forza elastica è facilissima di calcolarsi, perché U è un metro dentro K alla distanza al quadrato. Bene. Se io ora il gradiente, cioè la forza, meno gradiente di U, sarà uguale a K, quindi viene 2x, e lo va via. Prima come l'ho fatto, ho preso la parte, ho derivato tutto questo qui rispetto a x, chiaramente la y non c'è, mi viene 2x, e 2 va via, mi viene kx. Ho derivato rispetto a y, la y non conta, mi viene questo. Allora potete vedere che questo campo di forze così è fatto in questa maniera. Vedete, con l'asse y uguale a 0 non c'è questo, è tutto diretto lungo la x. L'asse x uguale a 0 non c'è questo, è tutto diretto lungo la y. Lungo l'asse x uguale a y, questi sono uguali e quindi la forza di nuovo diventa centralmente. Allora, ve lo dico semplicemente perché lo ritroveremo a, che voglio fare solo questo esempio, lo ritroveremo a termodinamica, purtroppo. Allora, questa è una condizione per dire se una forza è il gradiente di una funzione oppure no, ovvero se la forza è conservativa o no. Perché? Tu vedi che per noi questa qui, in termini dimensionali, quindi è la forza della derivata della funzione. No? Ora, quando studierete analisi 2, vedrete che si può definire anche le derivate seconde di una funzione, che chiaramente sono qualcosa del tipo la derivata di u rispetto a x due volte, la derivata di u rispetto a x rispetto a x rispetto a y, la derivata seconda di u rispetto a y rispetto a x, la derivata seconda di u rispetto a y due volte. Anzi, tutte le possibili derivate seconde io posso combinare. Allora, la cosa importante è che queste due devono essere uguali, perché chiaramente derivare prima rispetto a x e poi rispetto a y, o prima rispetto a x e poi rispetto a x, deve essere uguale. Ma se la mia forza è scritta così, allora deve essere che la derivata della componente x rispetto a y deve essere uguale alla derivata della componente y rispetto a x, ovvero le forze conservative, le f, lo dico solo come risultato, cioè f e x, vediamo che fx può essere in funzione di x e di y, non è? Bene, vediamo così come esempio. Qui fx dipende solo da x, ma fy dipende sia da x che da y. Torna. Quindi se una forza è fatta così, c'è una parte che dipende da x, c'è una parte diciamo componente x e la componente y, entrambi le quali possono dipendere da x. Questa è la derivata di una funzione, se solo se la derivata di questa rispetto a y è uguale alla derivata di questa rispetto a y. Verifichiamolo qua. Quanto è la derivata di questa rispetto a x? Ah.
derivata di 3x, scusate, rispetto a y, la derivata dei componenti x, che la derivata di fx rispetto a y deve essere uguale alla derivata di fy rispetto a y. Se è vero questo, è la derivata della funzione. Quanto è la derivata di questo rispetto a y? Quanto è la derivata di questo rispetto a x? La derivata di questo rispetto a x, perché la componente y no, è y, no? La derivata quando fate il rispetto y costante a qualche valore che non so, qui diventa una funzione della x e la derivata rispetto alla x. Quindi questa è y, no? E come vedete non sono uguali. Infatti questa qui non è la derivata di una funzione, e infatti il suo integrale dipende anche dal minimo. Ora, noi lo troveremo per le forze, è stato super perso, ma lo troveremo in termodinamica, quindi tanto vale avere una visione unitaria. Va bene, so che questo è stato troppo difficile, però almeno volevo fare un po' di lavoro.